Bentrovati in questa nuova edizione del TG Web dell'Asia Rock. E come vedete, oggi non sono da solo, ma c'è una new entry al mio fianco che mi aiuterà in questo compito. È Maria Nimes, a cui diamo il benvenuto. E cominciamo con le notizie di oggi. Prima pausa ci voleva per la stagione della Serie A Itas Cup, che in questa settimana lascia spazio ai raduni delle nazionali impegnate sui vari, nei vari appuntamenti internazionali. Negli ultimi due turni, l'Asiago ha confermato di vivere un momento altalenante. Sconfitta ancora senza reti a Brunico e vittoria sofferta di misura in casa con il Vipiteno. Il break per le nazionali sarà dunque utile alla formazione diretta da John Parco per staccare un po', recuperare dagli infortuni Matteo Tessari e Luca Mattivi e farsi trovare pronta per i prossimi appuntamenti di campionato e Coppa Italia. Vediamo insieme i risultati delle ultime due giornate. Tredicesima giornata, Valperice Fassa 8-3, Vipiteno Appiano 5-4 all'overtime, Valpusteria Asiago 3-0, Gherdeina e Egna 2-1, Ritner Buam Cortina 6-5 ai rigori, Milano Caldaro 5-6. Quattordicesima giornata, Asiago Vipiteno 1-0, Cortina Milano 3-4 all'overtime, Appiano Gherdeina 5-4 ai rigori, Caldaro Valperice 0-4, Egna Ritner Buam 1-4, Fassa Valpusteria 3-9. La classifica attuale vede il Ritner Buam in vantaggio in primo posto con 37 punti, seguiti da Valpusteria 31, Valpellice Asiago e Milano 28, Gherdeina 25, Cortina 19, Vipiteno 18, Appiano 17, Egna 14, Caldaro 7, Fassa 6, Ritner Buam 2 partite in più, Milano e Vipiteno 1 partita in più. Draft Coppa Italia. Giovedì scorso, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della partita tra il Valpusteria e l'Asiago, è stato effettuato il draft per definire gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia, in programma nei giorni 27 e 29 novembre ed eventualmente 2 dicembre. Per l'Asiago ci sarà il classico con il Milano, squadra che Ritner Buam, Valpusteria e Valpellice hanno preferito non scegliere. Così, nei quarti di finale, Ritner Buam Appiano, Valpusteria Gardeina, Valpellice Cortina, Asiago Milano. La Final Four in sede da definire si svolgerà nei giorni 24 e 25 gennaio 2015. Voltiamo pagina e parliamo di Nazionale Senior. Il nuovo corso si apre nel segno della freschezza e del Made in Italy. Nessun oriundo, infatti, è stato convocato per la prima tappa del Euro Ice Hockey Challenge in programma a Budapest, Ungheria, dal 7 al 9 novembre prossimi, quindi da domani. Sarà Ruvairo, icona internazionale, a guidare gli azzurri in panchina solo per questa occasione, prima di riprendere il suo importantissimo ruolo di coordinatore tecnico. Al fianco del guru italo-americano, in qualità di assistenti allenatori, ci saranno Ivano Zanatta, Stefan Mai e Roberto Scelfo. I due giocatori dell'Asiago convocati sono Lorenzo Casetti e Diego Iori. Riserva a casa Enrico Miglioranzi, costretto al forfè per infortunio invece Matteo Tessari. Gli azzurri, dopo le sedute di allenamento a Bressanone dal 3 al 5 novembre, saranno di scena a Budapest dove affronteranno nell'ordine Polonia domani venerdì 7 novembre alle ore 15:30, Corea sabato 8 novembre alle 14:30 ed Ungheria domenica 9 novembre alle ore 18. Dalla Serie A alle giovanili, per la consueta panoramica sui nostri leoncini, anche loro fermi in questa settimana per gli impegni con le nazionali junior. Altro weekend perfetto per i leoncini che stanno scalando posizioni in classifica, così come il Pergine Made in Asiago che Serie B ha conquistato la terza vittoria di fila. Vediamo insieme i risultati di questa settimana. Under 14, Asiago Feltre 15-1, Serie B, Viscaulaces Pergine 4-6, Under 16, Pinè Asiago 3-5, Under 20, Bolzano Asiago 1-4. E parliamo ancora di nazionali, stavolta con le nazionali junior. Anche a livello giovanile sono state diramate le convocazioni per gli appuntamenti di novembre. Da Under 20, in vista del mondiale di prima divisione che si svolgerà ad Asiago dal 14 al 20 dicembre, parteciperà a quattro nazioni di Budapest nei giorni 6, 7 e 8 novembre. Le avversarie saranno Ungheria, Francia e Slovenia. Quattro i convocati in forza dell'Asiago Hockey: Davide Mantovani, Fabrizio Pace, Marco Magnabosco e Simone Olivero. Queste alcune considerazioni che abbiamo raccolto dal coach azzurro Erwin Kostner. Siamo qui con Erwin Kostner, che ringraziamo. Abbiamo un paio di domande per il nostro TG. Quest'anno la politica voluta dalla Presidenza federale è stata quella di tagliare gli stranieri per creare, diciamo, spazio e visibilità e impiego per i nostri giovani. Come allenatore della Nazionale Under 20, come vede e valuta tutto questo? Io penso che è una cosa molto positiva per i nostri giovani.
hanno più spazio, certi hanno veramente un buon spazio nei propri club, e che se fanno pratica ci viene anche di buono per la nazionale. Quindi l'effettivo utilizzo dei giovani in campionato si potrà riflettere positivamente anche nel suo lavoro in azzurro. Ma certo, fa molto piacere vedere giocatori giovani che giocano in Serie A e delle volte anche in ruoli forse un po' più importanti, e quello ci può aiutare tanto, perché il mondiale quest'anno ad Asiago dell'Under 20 è un mondiale molto pesante con squadre molto blasonate e dobbiamo mettercela tutta. Dall'Under 20 passiamo all'Under 18, impegnati in Austria a Telfs, dove dal 6 all'8 novembre incrocerà Ungheria, Slovenia e naturalmente i padroni di casa. Tra i convocati figurano anche tre elementi giallorossi: Luca Stevan, Michele Basso e Davide Dal Sasso. Anche l'Under 16 sarà di scena in Austria, a St. Pölten, avversarie dal 6 all'8 novembre l'Austria, l'Ungheria e la Slovenia. Tra gli atleti dell'Asiago Hockey convocati, Francesco Forte, Tommaso Toppati e Gregorio Jos, riserva a casa Ivan Manley. In pista anche l'Under 15, sempre in Austria, a Kufstein, dove i leoncini saranno convocati come riserve a casa Christian Basso e Luca Rigoni. All'asta le maglie della Lilt Game 2014. Siamo ormai agli sgoccioli dell'asta, iniziata venerdì 24 ottobre a favore della Lilt per aggiudicarsi a suon di rilanci le casacche realizzate ad hoc per il Lilt Game 2014, andato in scena giovedì 23 ottobre contro il Val Pusteria. Il termine ultimo per i rilanci è domenica 9 novembre. Affrettatevi per aggiudicarvi la maglia dei vostri beniamini e contribuire a questo progetto di solidarietà. Cliccate sul link che vedete in sovraimpressione, scegliete la maglia del giocatore che preferite e fate la vostra offerta. Vi ricordiamo infine che sul sito internet ufficiale www.asiagohockey.it e sui social network dedicati sono disponibili news, immagini, interviste e contenuti multimediali extra per essere sempre aggiornati sul mondo Asiago Hockey 1935. Cliccateci e seguiteci sempre più numerosi. Anche per oggi è tutto, con la novità di Marianino al mio fianco, non ci resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima settimana.